altri paradigmi, la proprietà privata, cioè, che non è che uno la mette completamente in discussione, no? Però come vi faccio un esempio, io potrei avere una pistola e avere il porto d'armi, cioè è mia la pistola, però questo non vuol dire che sono libero di fare qualunque cosa con questa pistola, perché per esempio se io sparo qualcuno, lì c'è proprio un limite normativo, normato alla mia libertà di utilizzare qualcosa che è mio. E allo stesso tempo ci dovrebbero essere limiti simili a diversi tipi di proprietà che hanno una conseguenza sociale o collettiva, per esempio, non solo le armi fisiche. Dalla proprietà privata deriva per esempio la fede nell'efficienza delle cose private, che adesso sta sparendo un pochino, negli anni 90 era forte questa cosa, ah speriamo che privatizzino la sanità così è come se andassimo tutti in cliniche private, poi si è visto che le cliniche private continuano ad andarci, chi ci vuole andare e chi... Insomma, ecco, ormai non c'è più troppo bisogno di demolire questi paradigmi. Ce ne sarebbero altri, però questi sono i principali, diciamo, che, però che sono proprio quasi i fondamenti. Un altro fondamentale, un altro importantissimo è quello dello Stato azienda o Stato famiglia, cioè che se uno Stato si è indebitato deve ripagare il debito, come se fosse una famiglia. In questo sia nei neo-keynesiani, ma lo stesso Galbraith, che insomma è una cosa che molti economisti ai tempi di Keynes dicono, è una follia, perché un capofamiglia non è sovrano. Cioè uno Stato si indebita, ma è sovrano. E il sovrano a chi deve ripagare i debiti? Questo è importante, perché questo è proprio il fatto che uno Stato debba ripagare un debito vuol dire che quella non è più uno Stato, è un'azienda, è la sovranità di qualcun altro. Cioè ormai i nostri stati sono ridotti a una collettività aziendale, come se fosse veramente una grande azienda con un amministratore delegato che deve procurarsi denaro da fuori per spenderlo. Però in questo si può proprio rilevare una grossa perdita di sovranità. E ancora indipendentemente che si tratti di una dittatura, di una democrazia formale o una democrazia perfetta. Rileviamo che gli stati nazionali sono sempre meno sovrani, che vi sono entità sovranazionali, come dice Gerd Werner, questa entità che chiamiamo i mercati, che in qualche modo sono in grado di influire in modo sostanziale, con quello che un tempo si chiamava signoraggio, cioè possono dire il signoraggio era questo, io ti conquisto e tu mi paghi dazio, in questo momento io ti ho preso il debito pubblico e tu mi paghi dazio, è la stessa cosa, ci hanno conquistato. Facciamo un attimo un passo indietro. Tutto questo, però, dire tutte queste cose qui è rimanere nell'economicismo. Quindi stiamo semplicemente osservando come nel contesto economicista, il contesto economicista ha permesso, specialmente dopo la caduta del polo socialista che ha fallito, una concentrazione di potere che sta proprio permettendo quasi una dittatura del mercato a livello mondiale. Tutto questo è permesso dal fatto che c'è una forte fede in tutto questo. Paradossalmente, un po' come il mondo medievale era basato in gran parte sulla fede, cioè non c'era, a volte c'erano anche degli aspetti violenti, però in pratica c'era molta adesione in quei modelli. Allo stesso tempo, il primo modo per cambiare tutto questo, dal nostro punto di vista, è provare a fare un salto, a cambiare paradigma. Cercando di trarre tesoro a quello che è successo negli ultimi secoli, quindi anche cercando di non buttare nella dialettica di cui si parlava prima gli aspetti più positivi di quello che fu il modello socialista e quelli più positivi di quello che è quello capitalista, che non, proprio cercare di non entrare in quella dialettica, ma provare a fare una sintesi per il nuovo secolo. E il primo punto, secondo noi, è il modello democratico. Quanto sembrerebbe che la democrazia rappresentativa abbia fallito. Abbia fallito anche storicamente, in quanto è come un passaggio intermedio, in cui io non ho più il sovrano indicato da Dio o dalla discendenza, ma ho un sovrano delegato dal popolo, che in certi casi è presidente, in altri, nel nostro caso sarebbe il Parlamento e così via. Però quello che succede in un mondo così perturbato dagli aspetti economici è che quel sovrano è stato eletto grazie al fatto che qualcuno gli ha dato dei soldi, e al fatto che possiede i mass media
al fatto che c'è sempre qualcun altro i cui interessi valgono più di quelli di coloro che, che l'hanno eletto e che quindi dovrebbe rappresentare. Questo non è un problema solo italiano, è un problema mondiale tendenzialmente, cioè non esiste non vi è un esempio al mondo in cui uno dice questa è proprio una democrazia. Certo, esistono esempi meno evoluti ancora che sono di dittatura, ok? Quindi anche lì non è che uno è contro la democrazia rappresentativa in quanto esecrabile in sé, è contro nel senso che può essere superata da un modello più complesso e più evoluto, che sarebbe stato impossibile fino a pochi anni fa anche tecnicamente, che è una forma di democrazia diretta, che detta così sembra veramente utopistica, e in parte lo è, proprio perché richiede da un lato un cambio di atteggiamento in chi dovrebbe esercitare questa democrazia, cioè nel popolo, che uno dovrebbe uscire da un'ottica passiva in cui è abituato ad avere qualcuno che si occupa di questo e che ogni tanto lo devo votare, situazione in cui non mi preoccupo tanto di quello che sto pensando, di come mi informo, di come mi educo, perché tanto c'è qualcuno di cui mi posso fidare che vado a votare. Ma anche ha dei problemi di complessità proprio organizzativa mostruosi, perché a che livello si decide, in base a quali proposte, è veramente una cosa molto difficile anche da immaginare. Certo, prima di internet, dei social network e di tutti questi esperimenti umani, era veramente impensabile. Oggi comincia a essere difficile, quindi dall'impensabile stiamo passando al campo del difficile. Allora, questo è importante anche da declinare un po' meglio. Noi non ci immaginiamo una struttura centrale basata sulla democrazia diretta e basta, ma proprio come un grande decentramento dello Stato, uno Stato sempre più comunità di individui, molto decentrato, lo chiamiamo Stato coordinatore, che a quel punto può cominciare a dirigere un pochino anche l'economia, in quanto è partecipato continuamente da coloro che vengono diretti, quindi una forma retroattiva molto complessa di democrazia diretta partecipata, chiaramente con delle figure elettive che saranno sempre più di coordinamento e sempre meno di decisione, e che può essere in qualche modo l'elemento nuovo che potrebbe permettere di coniugare elementi di mercato libero con elementi di, tra virgolette, dirigismo da parte di questo Stato coordinatore. Per esempio, sicuramente da questo fatto della democrazia diretta nasce, per esempio, il fatto che la priorità, ancora prima della sanità, che è sicuramente importante, diventa l'educazione, intesa proprio come accesso a ogni tipo di informazione e a ogni tipo di formazione come prioritario, perché se ognuno è in parte il sovrano, è priorità dell'insieme che abbia il massimo livello di formazione possibile. E in un mondo in cui c'è sempre meno bisogno di lavoro pratico, perché c'è tanta tecnologia in cui il lavoro ormai è... c'è bisogno di poco lavoro, perché c'è tanta disoccupazione, non solo perché c'è crisi, sarebbe molto interessante che le persone cominciassero a occuparsi di costruire questo modello come attività. Io un po' produco quello di cui c'è bisogno, se c'è bisogno, decidendolo insieme agli altri, ma poi mi occupo dello Stato coordinatore, tutti, proprio non delego. Studio, approfondisco, sperimento, deve diventare un'attività. Questa è proprio una rivoluzione, per noi è una forma, forse è una grande rivoluzione. A quel punto sì che questo Stato coordinatore può cercare anche di ordinare le priorità, di ordinare la proprietà sociale e dire cosa va bene, cosa va male per la comunità, si coordina tra comunità. E quindi lasciando libera l'iniziativa privata in tutto quello che non è strettamente prioritario, quindi che sarebbero l'educazione, la sanità e alcuni aspetti della qualità della vita, le grandi infrastrutture, eccetera, eccetera, cerca anche però di incoraggiare alcune cose e scoraggiarne altre, lasciando sui secondari massima libertà. Per cui è un mondo in cui ci può essere, tra virgolette, disuguaglianza negli aspetti materiali, però a partire da un minimo garantito di un certo livello per tutti, e soprattutto da quello che è il secondo paradigma dell'economia mista, che è l'uguaglianza di opportunità, tridimensionale, quindi non solo all'inizio, sempre.
Questo è un altro aspetto importante. Uguaglianza di opportunità vuol dire che io, per esempio, posso scegliere di avere di meno perché non voglio fare niente, voglio fare il minimo indispensabile. E in quel caso mi sarà garantito il minimo. Io invece voglio, un altro potrebbe voler avere 5 Ferrari, perché per lui è desiderabile questa cosa. E quindi si metterà a lavorare cercando di produrre più ricchezza possibile. E poi magari uno cambia anche idea. Uno aveva deciso di non studiare e poi a 40 anni decide che vuole fare il fisico quantista. Uguaglianza di opportunità vuol dire permettere di cambiare idea, vuol dire accesso all'informazione e vuol dire garantire una sussistenza decorosa che impedisca il ricatto. E vuol dire soprattutto impedire che qualcuno accumuli abbastanza da poter perturbare questa cosa. L'altro, in un seminario che abbiamo fatto poco tempo fa, c'era un ragazzo che infatti diceva, osservava che la nostra Costituzione, attraverso la progressività delle imposte, con il termine esatto, direbbe più o meno questo, cioè quel concetto lì dovrebbe servire proprio per impedire certe accumulazioni che invece non vengono impedite. Diciamo che la Costituzione italiana sarebbe stata, se fosse stata applicata, una di quelle più vicine a un modello di questo tipo. Però tant'è che la stanno cambiando. L'amministratore delegato ha deciso che non va bene questa Costituzione.